Benvenuti alla settima parte di Costume Quest. Ora, in questa parte praticamente finiremo il gioco. L'ultima cosa che ci rimarrà da fare dopo questa parte sarà andare a sconfiggere il boss. Ora, intanto volevo controllare qui dietro, ma a quanto pare ricordavo male, non c'è niente. Scoppia. Allora, iniziamo dalle case. Anche se i tendoni non dovrebbero avere delle porte. Benissimo, prima casa, primo mostro. Chissà se gli abitanti di questi tendoni saranno dei pagliacci. Sarebbe epico. E sinceramente potrebbe essere, solo che non ricordo. Oh, c'è un mago, gli altri sono guerrieri. Ok, niente di preoccupante. Il primo è già praticamente andato. Ah, ha resistito. Pensavo morisse, invece non è morto. Ah, cavolo. Parato stavolta. Quale dei due colpisco? Direi questo. Ok, il robot fa malissimo. Fa davvero malissimo. Sì, un altro colpo. E poi con la mossa speciale del robot dovrei riuscire a ucciderlo. Ah, ti ho fregato. E ti ho fregato pure a te. Ah, si stanno concentrando su Everett, sul guerriero spaziale. Ok, l'ercioso guardiano, addio. Beh, non muore con questo colpo. Ah, l'altro è già morto. Pensavo resistesse. Però questo dovrebbe morire così. Muore? No. Bene, facciamogli dare il colpo di grazia dalla Statua della Libertà. Ok, 1700 di esperienza, ottimo. 75 dolci e ci serviranno dei dolci. Oh, siamo saliti di livello. Perfetto. Vediamo se questa ci qui ci dice qualcosa di importante. A quanto pare no. Cosa c'è qui? Ma questa è una zona in cui si può passare. Costume da... No, a quanto pare no. C'era. C'è una specie di cassa che ci impedisce di passare. Ok, vediamo cosa succede qua. Ah, non sei un clown. Che delusione. Ah, delusione al massimo. Beh, almeno ci ha dato dei dolci. Ora, vediamo un po'. Oh, qua ce ne sono due, eh? Vediamo, almeno in una di queste ci sarà un mostro. Ne sono sicuro! Salve corvo, corvo strabico, se notate come fanno gli occhi quando aprono le porte. Ah, un mago e... Allora, mago, guerriero e attaccante a distanza. Bah, mago, prete, volevo dire prete. Ah, e questo è il livello 8. Vabbè, iniziamo come al solito dallo sciamano. Sciamano, prete, quello che è. Morto. Ok, il prossimo sei tu. Dovrei riuscire a eliminarlo senza troppe difficoltà. Ah, cavolo. Non mi preoccupa sbagliare con questi, però ho paura di quando arriverò al... Ho paura per quando arriverò al boss finale. Perché quello sarà piuttosto problematico. Oh, ho sbagliato. Peccato. Direi di colpire lui. Tanto non riuscirei comunque a eliminarlo. Ok, successo. È parato anche questo. Adesso una bella raffica di missili. E poi... Oh! L'ho lasciato con 7 di vita. Morirà con questo colpo allora. Non c'è nemmeno bisogno di bruciarlo. Wow, due in un colpo. Ottimo lavoro, Everett. Ottimo lavoro. Ah, ho notato, guardando, che mi manca un costume. Purtroppo per il momento non posso andare a prenderlo perché non posso tornare nell'area 2. Nell'area 2, ancora.
Però più tardi lo prenderò, giusto per farvelo vedere. Tanto se non sbaglio è un costume che non uso mai. Tre contro tre. È praticamente la stessa formazione di prima, ma invertita. O forse... sì, sì, è invertita. Beh, come prima. Eliminiamo prima questo. Poi diamo un colpo a questo. E infine uccidiamo il prete. Oddio, sembra una cosa brutta detta così. Uccidiamo il prete. No, sbagliato. Beh, non è grave. Ok, eliminiamo questo tizio qua una volta per tutte. Forse potrei riuscire a eliminarlo in questo turno. Sì, credo di sì. A meno che la Statua della Libertà non fa un fail, ma non l'ha fatto. E ho anche schivato il colpo. Oh, poverino, sei rimasto da solo. Tranquillo che ti spedisco dai tuoi compagni. In un buco nero, naturalmente. Certo, se uno, se un guerriero spaziale ti sconfigge, dove puoi finire se non in un buco nero? Ah, sta finendo la let's play e sto finendo anche tutte le cose da dire. Perché si è messa pausa? Perché ho premuto spazio. Ok, vediamo che c'è qui sotto. Se non sbaglio, l'ho già aperto. Ah, ma allora c'è qualcosa qui dietro. Come ci vado? Di qua? Togliti, bidone. No, ci deve essere un modo per andare qua dietro. C'è una strada. Però è bloccata. Forse si sblocca più avanti? Vabbè, vediamo un po' in questa casa cosa c'è. Un altro mostro. Cavolo, ci sono parecchi mostri in queste tende. Beh, almeno salirò al massimo livello. Almeno dovrei riuscirci. In fondo mi mancano due livelli da fare. Ah, c'è un mago. E ha 225 di vita. Ok, mi occupo prima di te. Tanto se lo elimino in un turno, il mago, il prete non lo può curare, visto che è già morto. In quel caso l'unica cosa fastidiosa che può fare è mettere uno scudo. Ah, possono attaccare? Giuro che non me lo ricordavo. Ok, adesso tocca al prete, decisamente. No, il guerriero spaziale e Statua della Libertà hanno lo stesso attacco, a quanto pare. L'ho scoperto soltanto di recente guardando le statistiche dei costumi. Prima ero convinto che il guerriero spaziale fosse un po' più forte. Ah, e anche questa è fatta. Oh, sei sopravvissuto, ma non sopravvivi a questo. Benissimo, sei esploso liberando Dolci. Allora sei una pignatta. Ecco cosa sono i mostri in questo gioco, pignatte. In realtà è tutto un grande scherzo. Oh, che bello. Tu non sei una bambina nascosta, vero? No, non è una bambina nascosta. In effetti sarebbe stato troppo facile. Oh, salve costume. Costume, scrigno. Solo 20 dolci? Mi prendi in giro, solo 20. Ah. Cavolo, c'erano più dolci qua. Ok, bussiamo in questa porta. Ah, finalmente qualcuno che non vuole ucciderci. Anche se quel naso sembra pericoloso. Ok, vediamo un po'. Come si... Ah, manca soltanto una casa. Di già? Cavolo, praticamente abbiamo finito. Devo soltanto trovare... Perché sei messo in questa strana posizione? Salve piccolini, sono Gnocco, il proiettile di cannone umano. Preparatevi ad essere stupiti quando entrerò nel cannone e verrò sparato nell'aria a una velocità incredibile. Ti chiami come una pietanza del menù di un ristorante molto pacchiano?
Beh, tutti gli uomini proiettili si chiamano come un formato di pasta. È la tradizione. Ah, sì, conosco spaghetto. Ci sono problemi se usiamo il tuo cannone per arrivare in cima alla ruota panoramica? Quando potremmo benissimo prendere il biglietto e salirci normalmente? No, il cannone può essere usato solo da un professionista. Io, Gnocco, sono l'unica persona qui tanto abile da sopportare la sua tremenda esplosione. Se sei un professionista, significa che hai una licenza e un'assicurazione? Senti, se non faccio questo numero a Las Vegas, ci sarà un motivo, no? Fammi passare, fammi passare. Maledetto braccio. Ok, devo trovare l'altra tenda. Sì, devo decisamente trovare quella tenda. Allora, vediamo un po'. C'è stata una piccola interruzione. Ho già trovato la tenda. Non mi aspettavo di trovarla subito. Oh, e non è nemmeno un mostro. Quindi abbiamo finito di trovare tutte le case e tutte le tende e si è aperto un cancello. Ottimo, se ne stanno andando tutti. Non so se la cosa è così positiva. Anche perché non so come raggiungere quel posto. Ho idea che dovrei passare di qua, ma il tizio non mi fa passare, vediamo. Se riuscissimo ad aggirare questo tonto. Come lo... Gnocco? Mi è venuta un'idea! Ehi, vuoi delle patatine? No? Niente patatine? No? Fuck. Ah, mi sono ricordato forse. Non è semplice come pensavo. Forse devo costruire il costume che mi ha dato questo tizio. Solo che non so dove sono i pezzi. Mi tende un agguato, maledetto. Ok. Sistemo questo tizio e poi vado avanti. Forse so dove posso trovare un pezzo del costume che intendo. E spero di ricordarmi bene. Ok, che livello siete? Tutti livello 8. La cosa può essere problematica. Ma neanche tanto. Forza, guerriero spaziale! Ah, per pochissimo. Beh, eliminiamolo perché è quello che può dare più problemi. Ah, cavolo. X! Ce l'ho fatta. Quale elimino dei due? Sinceramente non credo che faccia molta differenza. E non credo nemmeno di riuscire a eliminarne uno durante questo turno. No, a quanto pare no. A meno che non faccia un colpo critico, ma siccome i colpi critici non esistono in questo gioco, ed è vero, allora ho premuto Z quando dovevo premere X e X quando dovevo premere Z. Sono un genio. Chissà se l'altro muore con questi missili. O devo aspettare che brucia. No, è morto da solo. Grazie. Adesso tu muori col meteorite. A questo punto del gioco la maggior parte degli scontri si risolvono così. Tecnica speciale e via. Ah, torta di caccole. Gustosa. Oddio, ce n'era un altro. Non l'avevo visto. Maledetto. Vediamo chi è. Un mago e due lancieri. Ah, maledizione. Beh, più esperienza per me. Solo 14. Ok, facciamogli l'ultimo colpo ed eliminiamolo. Shift, ce l'ho fatta. Spazio, ce l'ho fatta. Mi sorprendo di me stesso. Giuro, tutto questo timing con i tasti non ce l'ho mai avuto. E non mi sono nemmeno allenato. Anzi, è da una settimana che non tocco questo gioco. Phew, ce l'ho fatta appena in tempo. Ok, mi stavo dimenticando di premere i tasti. E sto parando tutto. Non capisco. Sono posseduto da un pro. E questa è la verità.
Oggi sono posseduto da un pro. Mi sa che tenterò il boss anche, anche oggi. Naturalmente sarà una parte a sé stante, quindi non lo vedrete, però lo registrerò oggi. Ottimo, 2100 e ho preso delle spaccamascelle. Mi sembra che ho già letto da qualche parte spaccamascelle. Può essere che sono un vero dolce che esiste? Allora, prendo un po' di dolci. Ne ho più di 1000. Oh, e ti ho visto! Vieni qui. Bambini trovati 3 su 6. E gli altri 3 dove sono? Si sono nascosti bene questa volta. No, speravo di trovare un... Ah, questi sono ancora qui dentro. Beh, in effetti se nessuno li libera... Ai ai ai. Costumi, modelli costume, ok. Mi manca il costume dell'unicorno che devo andare a prendere. Quello da zucca che non posso ancora prendere. E questo da vampiro. Dove trovo il costume da vampiro? E perché premo tasti a caso ogni tanto? Costume da vampiro? Esci fuori? Qui dietro no, qui dietro c'erano degli inutili dolci. Piuttosto posso andare a controllare in città. Magari a... Magari Sandy vende dei francobolli nuovi. Tu non ti girare, non ti girare. Vediamo se ho la figurina per te. Sì, 200 punti esperienza. Potresti darmi qualcosa di più? Ormai 200 non servono a niente. Ok, vediamo dove Sandy. Ho visto qualcosa. Sì. Pezzo di costume? No, dolci. È solo 20. Che livello taccagno che è questo? Cioè, ci sono degli scrigni che danno pochissimo. Ok, dai, Sandy. Sandy, non Sandy. Dammi qualcosa. Carta igienica, 2 veli. Non mi interessa. Effetto melma tossica. Sinceramente nessuno di questi mi interessa, ma li comprerò tutti, perché fanno parte del 100%. Ah, no, no, fermo, fermo. Ok, sono convinto. Allora, quello credo che sia un bambino nascosto. La domanda è come passo. Non posso ro... Come ho fatto a colpirlo attraverso? Oddio. Allora, vediamo, qua c'era già lo scrigno. Ragazzi, mi sono bloccato. Decisamente mi sono bloccato. Eppure ci deve essere. Io mi ricordo che anche la prima volta che ho giocato a questo gioco mi sono bloccato qui. Però una cosa la so di sicuro, devo andare là sopra. Fa dannazione, come devo fare? Aiuto! Qua dietro? No. Qui ho già visto scrigno già aperto, sì. Forse si può passare? No, non si può passare. Eppure ci deve essere qualcosa. Forza. Perché non c'è niente in questo posto che può aiutarmi? Help! Sono un idiota! Ho già un costume che mi fa scomparire. Fuck you, gnocco! Eseguirò adesso la stupefacente acrobazia mai tentata. Ottimo, non ci vede. Già. Non puntate gli occhi sulla persona vicino a voi, perché schizzeranno via quando vedrete questa mirabilia. Che succede, bambini? Cosa state facendo? Oddio. Ancora qualche calcolo? No. Oddio, lo faremo sul serio. E ci indicano! Avete paura! Ah, sono costretto a fare questo combattimento con il ninja, a quanto pare. Spero che non sia una battaglia difficile. Ok, non c'è niente di preoccupante. Il prete lo eliminerò subito. Ok, tu vieni qui. No, ho sbagliato. Ah, vabbè, lo posso eliminare comunque.
non è un problema. E questa dovrebbe essere l'ultima battaglia del Luna Park. Poi si passa alla terza zona della terza area, che personalmente non mi piace tanto. Sì, è bellina, però preferisco il Luna Park. Qui colpisco dei due, te. Anche perché ora non posso distruggerlo con... fuck. Con la tecnica speciale del robot, visto che non ho il robot. X. Perfetto. X. No. Allora, colpisco lui intanto. Poi il guerriero spaziale fa la sua tecnica sopra di lui. Ok, li ho ridotti tutti in fin di vita. E fuck, ho sbagliato tasto. Ah, dannazione, durerà un turno in più. Vabbè, sarebbe comunque durato un altro turno, quindi non è così grave. Ok, dammi il tuo colpo. E adesso è ora di eliminarvi. Allora, prima tu. E poi tu. Ah, pignatte malvagie. Molto bene, molto bene. Dovrei essere riuscito a sbloccare il passaggio ora se non... Come? Non li ho uccisi? Ah, va bene. Quindi far esplodere i mostri non li uccide. Questa è una scoperta interessante. Che succede? No, non funziona. Oddio, ha aperto il passaggio. Ehi, perché sono vestito da gatto? Ah, sì, è vero, perché ho... credo... Scusate un attimo, ora controllo su... Perché fa tante capriole? Vediamo, vediamo... dolcetti da brivido, sì... Sì, ho completato tutta la collezione, quindi ho ottenuto il costume da gatto. Che userò prestissimo. Prima però devo usare quello da astronauta per farmi spazio qui. E finalmente posso andare in una zona nuova. Ah, ed era una missione anche. C'è questa tizia che vuole dei dolci, però... che vuole una figurina. Noi gliela diamo, ma sinceramente la figurina che ci dà lei non ci interessa, visto che abbiamo già completato la collezione. Qui c'era un bambino da trovare. E lì c'è qualcosa. What the fuck sta succedendo? Dove sono finito? Ah, è una scorciatoia. Ok, non mi dà fastidio. Vediamo. Scrigno con un pezzo di costume perfetto. Panno nero. Credo che sia un pezzo per il costume da vampiro. Anche perché non credo che me ne manchino molti per completare la collezione. Solo quello dell'unicorno e quello da vampiro. A te ti aggiro, ora torno subito da te. Prima voi... Oh, dammi il costume da zucca. Sono io, l'imprevedibile e misterioso spaventapasseri. Dorian, ora sappiamo che sei tu. Va bene, ma lo sapete che vi avrei dato questo? Lo sapevate che vi avrei dato questo? Ah, delle foglie. Oh, figo. Che novità, ci dai sempre materiale per il costume da zucca. Beh, è vero, ma guardate questo. Il grosso e nero cancello. E cosa fa questo aggeggio? Parlerà per voi ogni volta che sarete in guai grossi. Sottolineo grossi perché è un indizio. Ora, addio bambini, ini, e buona fortuna, una! Ah, era eco quello. Ok, qua ci sono dei dolci. What? Non ci posso... Ah, ho capito come andarci. Basta fare così. Ah, dammi i dolci. L'oggetto che ci ha dato adesso Dorian non ci serve a niente, almeno per ora. Servirà più tardi. Ora spacco qualche cosa qui. Qua dietro c'è uno scrigno che magari conterrà l'ultimo pezzo del costume da vampiro. Sì, del trucco bianco. Oh, e ho ben 3 costumi nuovi da mostrare.
Allora, tu mettiti il costume da zucca. Che sinceramente il costume da zucca è molto potente contro i boss. Lo vedrete più avanti. Allora, tu non provare a girarti. Tu devi essere la mia cavia per questi tre costumi. Bello il costume da vampiro. Ah, sono Dracula. Ma più che un gatto sembra una pantera quella al centro. Ah, siete solo in due. Oh, grazie, mi fate un favore. Ok, non è male. Ah, dovevo premere shift, credevo fosse a tempi. Dovessi aspettare il momento giusto. Questa è come la Statua della Libertà. Ora, premo spazio. Premo il tasto sbagliato. Tanto lei, Everett si può curare. Sinceramente non devo eliminarli. Perché se li elimino non posso farvi vedere la tecnica. Quindi fallirò apposta tutte le tecniche. Almeno così gli farò meno danni, dovrebbe andare bene. Colpiamo lui. Ottimo, è una cosa negativa che l'ultimo a colpire sarà quello col Lucy con il costume da zucca. E perché ogni volta si toglie il francobollo di Lucy? Non riesco a capire. Ho un pipistrello nei capelli. Ora, io non mi ricordo cosa fa Dracula e il gatto. Vediamo. Fa molto male. Fa molto, molto male. Proviamo un miagolio di gatto. Credo di averlo. Oddio, è scappato! Se l'è fatta addosso! Avete visto la zucca? Stava ballando! Che figata! Allora, mettiamo un po' a posto i costumi, robot. Tu mettiti la zucca, che devo ancora mostrarla. E tu, la Statua della Libertà. Forse la zucca la terrò per la battaglia finale. Ok, di qua dovrei. Sì, posso passare perché è aperto. Ah, c'è un altro costume da prendere, solo che è un costume particolare, non è un costume da battaglia. Ehi, siete i bambini che stanno mettendo i bastoni tra le ruote al piano grandioso di Dorsilla, vero? Un mostro! Non voglio combattervi, voglio aiutarvi. Dorsilla vuole vivere nel nostro mondo, ma noi non ce la vogliamo. Perché dovremmo fidarci di te? Perché è più crudele con noi di Tutossa in persona? Ha imprigionato me e i miei amici in questo labirinto di Gran Turco. Per favore, aiutateci. Ecco, prendi questo modello di costume da lercioso. Ti aiuterà a sembrare uno di noi per poter aggirare quella sentinella. Infatti, in teoria dovremmo andare di qua, ma non possiamo entrare perché questo tizio non ci permetterà di entrare. Qui c'è un ottimo posto per fare dolci. Ce ne sono un bel po'. Ok, li prendo tutti perché ho bisogno di dolci per comprare francobolli. E adesso c'è da fare i labirinti. Bene, avrete notato sicuramente che sono a un livello superiore. Questo perché ho preferito eliminare tutti i mostri di questa zona, la zona dei labirinti, senza farvelo vedere perché erano tanti e sarebbe stato piuttosto noioso. Allora, quello che dobbiamo fare adesso e liberare i lerciosi buoni, diciamo così. In ogni labirinto c'è un lercioso, vari nemici e uno scrigno nascosto. Anche se solo uno è davvero nascosto, gli altri sono molto facili da trovare. Il primo è questo. Poi di qua dovrebbe esserci il lercioso. Esatto. Parliamo con lui. Graccidenti, stavo impazzendo qui dentro. Grazie per avermi salvato. Ecco, prendi questo. Ci ha dato uno sacco di juta. E ora, se non sbaglio, possiamo aprire questo buco. Non potevamo aprirlo dall'altro lato. Ora, il secondo labirinto è qua. Vediamo un po'. Lo scrigno dovrebbe essere qui da qualche parte, se non sbaglio. No, sto sbagliando. Scusate, però è un labirinto, quindi se mi perdo, non è poi così incomprensibile. Anche se come labirinti sono abbastanza semplici. E
Ecco lo scrigno. Con altri 50 dolci. Ah, passo bloccato. Se non sbaglio mi mancano solo 3 francobolli. Il problema è che uno dei francobolli che mi mancano è, diciamo, uno di quelli più importanti. O almeno uno di quelli che uso, diciamo così. Era ora, gracidenti, voi umani siete lenti. Ti lascio qui, ti lascio qui. Ecco, prendi questo pezzo di costume e vai a dare a Dorsilla il fatto suo. Ah, come sei maleducato. Maschera da lercioso, ok. Apriamo questa. E l'ultimo labirinto, la prima volta che ci ho giocato sinceramente non lo trovavo, perché credevo che fosse uno in alto, uno in basso e uno a destra. Però in basso c'era la guardia. Il fatto è che uno è qua a destra, uno in alto e uno è in mezzo. È proprio qua. E questo è l'unico labirinto con uno scrigno nascosto più o meno bene. È stato nascosto abbastanza bene, sì. Allora, se non sbaglio è in alto. Parecchio. No, zucche, non mi intralciate. Allora, vediamo. Eccolo qua. Se notate, What? Ah, no, no, zona sbagliata. Scusate. Qua c'è il lercioso, infatti. Beh, già che ci sono, libero il lercioso. Ecco, questo è per quello che mi ha detto il tuo compagno. Non mangerò mai più pannocchia. Fortunatamente per me non c'è Gran Turco a Repugia. E abbiamo preso il costume da lercioso. Con questo costume non possiamo combattere. Ma per quale motivo? Semplicemente quando indosseremo questo costume saremo immuni ai nemici, in quanto i nemici ci riconosceranno come loro alleati e non ci attaccheranno. Ah, ma forse non c'era uno scrigno qua. Sto dimenticando. Mi sono lasciato ingannare da una zucca. Oddio, forse è qua. Ah, eccolo. Visto? Era talmente nascosto che non riuscivo a trovarlo. Ok, adesso che abbiamo il costume da lercioso, devo soltanto trovare l'uscita, che dovrebbe essere qua. Indossare il costume da lercioso e andare qui. Ehi, aprici, sono un amico, non vedi che sono un amico? Salve, ho catturato questi stupidi bambini, adesso li porto a Dorsilla. Wow, ce l'hai fatta! Aspetta un secondo, c'è qualcosa che non quadra. Perché hai la voce tanto strana? Perché sono un mostro così impedito che non riesco a modulare la voce per bene. Oh, capisco, entra pure. Bravo, idiota. Vedete, infatti, se li colpite non parte lo scontro e loro non vi attaccano. Però possiamo fare così. l'abbiamo sorpreso. Ok, ora è il momento di mostrarvi l'abilità della zucca. Sì, decisamente ce la faccio a mostrarvela. Nemici livello 10, ma non è un problema. Molti nemici nei labirinti sono livello 10. Però se siete in 3 e se avete una buona strategia, non vi daranno nessun problema. Ho notato una cosa mentre non registravo. La Statua della Libertà, nel libro, in quella specie di libro che tiene, si può vedere in questo momento, c'è scritto 31 ottobre, cioè il giorno di Halloween. Non l'avevo mai notato, giuro. Ok, iniziamo a danneggiarlo. Così poi gli do il colpo di grazia con la Statua della Libertà. Shift. Oh cavolo, ora che ci penso... spero di non ucciderlo, perché se lo uccido non posso farmi vedere l'abilità. Oh, grande, hai resistito. E adesso servizio completo di Halloween. Questa è una ora, come notate, gli ha tolto 16. Voi direte, è una cagata. No, questo è un attacco che toglie la metà della vita a, a tutti gli avversari, compresi i boss, anche se i boss... ha un limite di vita che toglie, mi sembra che ho 500 o 1000, ma comunque sono dei danni enormi. Per questo è utilissimo contro i boss, meno contro i mostri però. Però il fatto che balla alla fine, non posso non prendere un personaggio che balla alla fine di un combattimento. Sarebbe un crimine.
Ok, questa è una zona dove possiamo prendere una quantità assurda, davvero assurda di dolci. E ci servono, visto che Seti ha dei nuovi francobolli che possiamo comprare, però costano tantissimo. Ok, è rimasta una zucca, non è rimasto niente. Allora, prima zona completata. Di qua c'è qualcosa, vediamo. In teoria a questo punto potrei usare il costume da lercioso per evitare tutte le battaglie. Ah, ce l'abbiamo fatta, siamo liberi e fuori pericolo. Shh, ci porterà Iella. Scusa, ma andiamo, dobbiamo festeggiare le piccole cose. Come? Come questa vuoi dire? Il nano sulla ruspa è tornato! Però la ruspa mi sa che è un po' rotta. Vuoi che veniamo lì? Veniamo sul serio. Ehi, io ho una let's play da portare avanti, non posso stare ad aspettare te. Oddio. Credo che sia meno fo... No, teoricamente potrebbe anche essere più forte di quando l'abbiamo affrontato la prima volta, però anche noi siamo molto più forti. Ah, 1000 di vita. Non sei per niente più forte. Mi sa che è colpa mia, vero? Ti ho sfasciato la ruspa. E da allora non sei più lo stesso. Cos'è un nano senza una ruspa? Un nano senza ruspa. Oh, e fai pure pochi danni. Vergognati. Ok, secondo turno completato. Ti do questo colpo. E direi che col prossimo turno riesco a ucciderlo. Mi dispiace. A meno che non è come la battaglia boss. E quindi dopo che l'ho sconfitto scende. Per quell'evenienza mi tengo le mosse speciali da parte. Così anche se scende è spacciato comunque. No, è morto. È morto e basta. Poverino. Oh, e siamo anche saliti di livello. Come vedete, la barra dell'esperienza è piena, questo perché abbiamo raggiunto il livello massimo, non possiamo più salire. Ok, di là non ci posso andare. Volevo controllare se c'erano altri dolci da prendere qui in giro. Vediamo, qua ci sono... No, non ci sono più dolci, a quanto pare li ho presi tutti. Bene, andiamo avanti e presto dovrebbe esserci una cosa molto importante. Soprattutto per me che ho saltato un pezzo di costume. Oh! Dolci ovunque! Allora, vediamo un po'. Oh, che strana testa. Ah, qua c'è una fila di dolci che se la seguiamo ci porterà al boss finale. La seguirò leggermente per prendere qualche dolce. Ma non arriverò alla fine. Naturalmente, visto che il boss finale ve lo mostro nell'ultima parte e questa è la penultima, non posso andare fino in fondo. Ma credo che se non ci spingiamo troppo oltre non dovrebbero esserci problemi. Ok, ancora un po'. Saliamo qui. Wow. Perché? Perché le scale? Beh, se l'avete... Se siete perspicaci, avrete capito che stiamo tornando al posto in cui eravamo imprigionati, dove c'era quella specie di portale. E parlando di portali, questi sarcofagi che abbiamo visto nella prima, non nella prima parte, nella prima area, servono per tornare alle altre aree. Adesso io tornerò all'Autumn Haven, che c'è il supermercato, per cercare quel pezzo di costume che mi manca e mostrarvi il costume da unicorno. Quindi faccio un piccolo taglio e ci vediamo dopo. Bene, ho trovato lo scrigno, era qui dietro. E qui ci sono dei dolci, fuck, non è lo scrigno che cercavo. Ottimo, vado a cercarne un altro. Ok, questa volta l'ho trovato sul serio. E questo qui? Oh, e finalmente abbiamo... Wow! What the f... Ho cercato in ogni angolo, dov'è questo pezzo di costume? Ah, ci vediamo dopo, magari quando trovo un altro scrigno. Ah. Bene ragazzi, ho trovato il costume dell'unicorno.
Però c'è un problema, semplicemente. Come vedete l'ho già preso. Questo perché? Perché ho aperto lo scrigno nel video, ma Camtasia ha avuto la brillante idea di non salvarmi il video. Quindi, purtroppo, siccome in questo gioco c'è l'autosalvataggio, ho già preso il costume e si è salvato il gioco. Comunque, lo scrigno è qua, si ci può arrivare abbastanza facilmente. Ste scale mobili non sono mobili, sono mobili soltanto in maniera fittizia. E niente. Adesso vado a cercare i bambini nascosti che mi mancano. A dopo. Allora, ragazzi, uno dei bambini nascosti era qua. Dico era perché purtroppo io ho parlato per sbaglio. E non immaginavo nemmeno fosse un bambino nascosto, cioè era messo così. Dov'è adesso il mio personaggio? Aveva un costume da banana gigante, quindi giallo, che in questa atmosfera cupa risaltava in una maniera assurda. Io ho pensato, non è un bambino nascosto. Gli parlo per vedere cosa mi dice. E invece era un bambino nascosto. Adesso sto andando a cercare l'ultimo bambino nascosto che mi manca. E niente, taglio e ci vediamo quando l'ho trovato. Oh, non riesco proprio a trovare quel bambino. Chissà dove sarà. Oh, che strano, si può entrare qua. Ciao. Maledetta peste. Guarda che hai fatto, ora che mondo. Oh, che mondo, che mondo. Ehi, ci hai trovati tutti, complimenti. Ecco il tuo premio, è fatto di pipistrelli veri. Oh. Ok, abbiamo ottenuto il sacchetto da. Per i pipistrelli. Il sacchetto pipistrello. Spero che non sia fatto davvero con pipistrelli veri perché farebbe un po' schifo se devo essere sincero. Ho notato una cosa che avere sacchetti più potenti aumenta anche l'attacco, non soltanto la capacità dei dolci. Infatti, prima avevamo 5 d'attacco per via del sacchetto, ora ne abbiamo 10. Quindi. L'unica cosa che mi rimane da fare è mostrarvi l'unicorno e c'è lui che ci farà questo favore. Dopodiché direi sì, che posso interrompere questa parte. L'ultima parte che conterrà soltanto il boss finale la vedrete la notte di Halloween. Oh, e sono tre maghi. Non voglio tenere in vita tre maghi, è un suicidio. Devo eliminarne almeno uno. Forse ho fatto un piccolo errore. Li eliminavo comunque, eh. Ok, eliminiamo questo. Poi devo difendermi ed evitare di farmi uccidere, soprattutto. Si sono potenziati parecchio, eh. No, mi sa che non riuscirò comunque a usare la tecnica dell'unicorno. Purtroppo. Allora, tu attacca qua. Perché in teoria ha più attacco. E mia bella panacea. What? What the? Per una volta che dovevi colpirmi. Va bene. Allora muori. Ok, vorrà dire che mostrerò il potere dell'unicorno durante la battaglia col boss. Yomidi ha vinto, userò questo costume per il boss. E niente, ci vediamo con la prossima e ultima parte di Costume Quest che, come ho già detto diverse volte, uscirà ad Halloween. Ciao a tutti!